è la moto con cui Honda vuole tornare competitiva nel mondiale Superbike. Il CBR 1000 RR per tutti Fireblade quest'anno si rinnova e cambia sotto tantissimi aspetti. Due le versioni, Standard ed SP. Di fatto è lei l'arma con cui la casa di Tokyo punta a tornare protagonista nei campionati come mondiale Superbike in cui si corre con moto derivate dalla serie. Il 1000 Fireblade dal suo esordio 25 anni fa rappresenta un vero e proprio concetto di moto, filosofia costruttiva e incentrata sulla ciclistica capace di offrire il massimo controllo al pilota, valore aggiunto che punta più sul rapporto peso-potenza che alle prestazioni in senso assoluto. E sotto questo aspetto la nuova generazione di CBR 1000 RR, anche se cambia in oltre il 90% delle sue componenti, conferma ed aumenta ancora di più maneggevolezza e facilità di guida, con il rapporto peso-potenza oggi più favorevole del 14%. Insomma, come da tradizione di famiglia, bastano poche curve per prendere subito confidenza ed entrare in sintonia con la moto, perché questa 1000 è estremamente maneggevole ed intuitiva. Da questo punto di vista è tra le super sportive meglio riuscite di sempre. Precisa nell'inserimento in curva, stabile e quando sbagli ti aiuta con una facilità disarmante. Sembra avere un filo diretto con il cervello, tanto è fedele nel seguire i comandi. Per la standard sospensioni Showa, meccaniche e pluriregolabili che lavorano molto bene, specialmente in frenata. Freni, Tokiko, potenti e molto ben modulabili. Alla guida, il Fireblade è sempre lui, stessa formula ma cambia la sostanza, 15 kg in meno e 11 cavalli in più di potenza. In sintesi, il nuovo CBR 1000 RR a livello di feeling è sempre lui, con interasse ancora più compatto che passa a 1404 mm e riprende la posizione di guida delle generazioni precedenti. Non è troppo in avanti, non affatica, ma al tempo stesso è attiva e ti permette di spingere forte. Stessa filosofia per la sella, con l'unica nota fuori dal coro delle pedane leggermente in avanti, più inclini al comfort su strada che alla guida tra cordoli e rettilinei. Parlando di numeri, 192 cavalli, 114 Nm e 196 kg in ordine di marcia con il pieno di benzina, 195 per la SP. Con l'edizione 2017 del Fireblade che offre oggi il miglior rapporto peso-potenza di sempre, al netto dell'omologazione Euro 4, il figlio di una cura dimagrante maniacale che ha coinvolto il motore, completamente riprogettato in funzione di maggior compressione, quindi più a lungo e più coppia ai medi regimi, l'utilizzo del magnesio, il telaio, più sottile nei suoi spessori e più flessibile alla torsione del 10%, telaietto posteriore e forcellone, più rigido del 10%, alleggeriti come lo scarico, completamente in titanio. Lavoro di lima che ha coinvolto anche le plastiche delle carene, più sottili nello spessore e strette nelle linee. Cura rinvigorente invece per la sua unità, che offre un'erogazione fantastica, schiena da vendere e adesso il tiro è ancora più pieno e corposo dai regimi medio-bassi, cioè da 4000 giri minuto. Il CBR 1000 Fireblade edizione 2017 è una peculiarità tutta sua. È il primo dei modelli Honda con motore a 4 cilindri in linea ad avere il controllo dell'acceleratore ride-by-wire e poi chiaramente un pacchetto elettronico full capace di offrire il meglio che offre oggi il mercato. La vera novità quindi di questa edizione è l'arrivo dell'elettronica full, controllo di trazione HTSC su 9 livelli e disinseribile, piattaforma inerziale Bosch a 5 assi, power selector per 5 modalità di erogazione della potenza in funzione anche della marcia inserita, ABS cornering abbinato al sistema antisollevamento della ruota posteriore in frenata, sistema antimpennata, cambio assistito in salita e scalata e freno motore regolabile su 3 livelli. Tutto unito a 5 riding mode di cui 3 preimpostati e 2 personalizzabili in funzione di potenza, controllo di trazione e freno motore. Ausili elettronici che lavorano bene anche nei primi turni della mattina con le temperature più basse. Insomma, il traction non è invasivo e non sporca la guida castrando di colpo il motore quando il grip è meno efficace. Il quick shift in salita e scalata è preciso, rapidissimo e fluido. L'ABS cornering invece lavora anche per evitare il sollevamento della ruota posteriore in frenata. Però negli affondi più decisi fa sentire la mancanza di una modalità aggiuntiva che magari permetta più margine di sollevamento al posteriore, perché qui a Portimão, nella staccata in discesa in fondo al rettilineo, il dietro tende molto ad alzarsi e l'intervento dell'ABS sul freno anteriore per compensare il sollevamento della ruota si avverte leggermente alla leva e sporca un po' la guida. Insomma, solo da questo punto di vista l'ABS mi è sembrato più conservativo che sportivo, via di mezzo tra stradale e racing, più che un prodotto prettamente dedicato a cordoli e rettilinei.
Tra la versione standard e l'SP cambiano 5 aspetti, il motore è lo stesso, ma ci sono alcune migliorie a livello ciclistico. Le sospensioni diventano semiattive, non più Showa ma Ohlins, il cambio ha il quick shift offerto di serie, il serbatoio è in titanio, i freni via il logo Tokiko in funzione delle nuove pinze Brembo. E poi l'ultima parte riguarda la batteria, che è più leggera ed è, non è al piombo come nella versione standard, ma è agli ioni litio. La vera differenza in pratica si riassume nelle sospensioni semiattive Ohlins di ultima generazione, che lavorano in tre modalità automatiche preimpostate, A1, A2 e A3, in tempo reale, e tre manuali M1, M2 ed M3 fisse e non autoadattive, basate sempre su tre setting preimpostati, ma completamente personalizzabili. In più, nella modalità automatica A1 Track, quella dedicata alla pista, è possibile intervenire aumentando o diminuendo di 5 step, il range va da più a meno 5 rispetto al valore standard, la risposta delle sospensioni in funzione di 4 aspetti indipendenti tra loro: generale, frenata, percorrenza in curva ed accelerazione. Tramite un comodo comando posto sulla parte sinistra del manubrio, si è in grado di tarare completamente su misura la risposta delle sospensioni, che rimangono comunque in modalità semiattiva, cambiando il setting ad una media compresa tra le 40 e le 80 volte al giro. In questa configurazione l'orchestra CBR diventa ancora più accordata e la precisione di guida ancora più efficace. Non cambia la posizione in sella, che non stanca nemmeno dopo un'intera giornata in pista, e le sospensioni Ohlins in modalità manuale, quindi senza l'opzione semiattiva, copiano meglio anche dove l'asfalto è sconnesso. Sono più rigide e in frenata offrono ancora più stabilità e fiducia. L'avantreno è fantastico e capisci che 15 kg in meno danno al CBR ancora più velocità in percorrenza. In pratica con la SP alzi il ritmo, ma quasi non te ne accorgi, tanto è facile da guidare. Notevole invece la logica di intervento della nuova generazione di sospensioni semiattive, una sorta di meccanico elettronico preimpostato che non lavora sui click ma su aree preconfigurate in funzione di inserimento, percorrenza e uscita curva. Cerchi più sostegno in frenata? Intervieni sull'area brake. Vuoi aggiungere anche più accelerazione in uscita? Senza cambiare la frenata, le sospensioni lavorano automaticamente sull'uscita di curva. Insomma, roba da avere un tecnico delle sospensioni letteralmente a portata di mano. A chiudere i prezzi, il nuovo CBR 1000RR costa 18.790 euro. 23.590 invece è la cifra richiesta per la più sportiva SP.